Davvero un brutto risveglio questa mattina, poco prima delle 5, la colonna di fumo denso e poi le fiamme nelle immagini prese da Facebook. Qualche ora più tardi, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, ecco quel che rimane dei tre capannoni dell'azienda Patricelli che si trova a Francavilla al Mare lungo la Nazionale Adriatica. Nel rogo sono andati distrutti tre capannoni, custodi di materiale edile e degli uffici vendita. Sul posto, conoscenti del titolare Lombardo Patricelli, a dargli conforto anche il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo. Lei ha avuto modo anche di intrattenersi qualche minuto con Lombardo Patricelli, l'attuale titolare. Insomma, che cosa vi siete detti? Niente, ora è un momento di sconforto, di capire quali sono state le cause e ricominciare a ricostruire. Bisogna raccogliere le forze e andare avanti. Lei a scopo precauzionale ha chiuso alcune scuole, quali? Sì, questa mattina il fumo era molto alto e molto forte, quindi solo proprio a scopo precauzionale ho chiuso le scuole che sono a ridosso di questa attività, quindi le scuole in via Monteamaro, cioè la scuola media Succursale Masci e la scuola materna Alento, all'interno della quale c'è anche una sezione della scuola primaria Pretaro, cosiddetta Pretarino. Azienda storica, la Patricelli, nata nel dopoguerra fino al 2008, produceva anche i laterizi nell'annessa fornace ora dismessa. Allo stato attuale è difficile esprimersi sulle cause dell'incendio. Da un primo esame non sono stati trovati inneschi. La presenza delle telecamere potrebbe comunque aver visto e registrato qualcosa. Nei prossimi giorni ci saranno altri sopralluoghi per capire la dinamica.